Chi è il tuo staff preferito? Mio? Sì. Ovviamente Elisabeth. Yay! Come mai? Come mai? Non lo so, lei è simpaticissima. Poi è stata la prima persona che ho visto quando sono arrivato qua a scuola. Sì, concordo, concordo. Qual è stata la cosa più divertente che ti ha detto una persona inglese? L'altra sera ho incontrato al pub una ragazza inglese che mi ha detto what is your favorite beer, kind of beer? And non ho risposto perché non sapevo. E lei mi disse the next beer. That's really good. Yes. ovviamente la prossima. Penso sia la risposta che tutti pensavano. Ok. Bella domanda. Qual è la cosa che più preferisci a Leeds? Speravo questa domanda. Allora, la cosa più bella di Leeds, secondo cosa me... La più bella di Leeds? È il Three Legs. È un pub, non troppo... Non ci sono mai stato, raccontamelo. Raccontami com'è. Allora, non è un pub molto... È molto movimentato. Ogni tanto c'è qualche combattimento, no? Si prendono un po' a schiaffi, però la birra è ottima, sì, è buona. Fanno il karaoke ogni sera ed è secondo me molto, molto British. Una bella esperienza. Ok, la vorrò provare allora, assolutamente. Qual è la cosa migliore della scuola? Assolutamente gli amici che incontri a scuola, perché penso che sia una delle cose più importanti, poiché arrivi in un posto che non conosci, dove se vuoi imparare davvero una lingua ci vieni da solo, e qua a scuola hai l'occasione, la possibilità di incontrare varie persone di differenti nazionalità con cui puoi instaurare un rapporto. Sì, tantissimi amici. Ok, prendo il prossimo. Questa qua è una domanda abbastanza ricorrente. Qual è stato il peggior cibo inglese che tu abbia mai avuto? Oh. Io per noi italiani è una bella domanda. A me piace il cibo inglese, veramente. Però odio il pesce e non mi piace il fish and chips. Te lo giuro, non lo so, non lo tollero, non mi piace. Quindi l'ultima volta che ho mangiato fish and chips ero... Anch'io ti appoggio, non vado matto per il fish and chips. Una volta ogni tanto, ma no, sempre. Ok, tuo turno. Chi è il tuo insegnante preferito e perché? Premetto che sono un po' all'inizio della mia esperienza e ho incontrato solamente due insegnanti, però penso che Joe sia un bravissimo insegnante. Sì. Sì, molto pacato, ti lascia parlare, lascia esprimere le tue opinioni, ti corregge al momento giusto. Sì, penso che sia il migliore insegnante che abbia incontrato fino adesso. Sì, l'ho conosciuto anch'io. Pensi che Leeds e la scuola siano un posto facile per gli studenti italiani? Sì. Leeds, sì, allora, secondo me. La scuola è fantastica. La città, tra l'altro, è una città grande, ma non è così tanto grande. Quindi puoi uscire a piedi, puoi andare in giro per i pub tranquillamente, senza dover uscire pazzo. Quindi penso che Leeds sia la città perfetta dove poter fare un corso di inglese e conoscere nuove persone. E anche divertirsi, perché ci sono tante feste. Troppe! troppe feste, tanti locali. Sì, sì. Consiglierei a qualsiasi giovane. Sì. Ok. Quando finisci il corso, ti mancherà la scuola? Ma penso proprio di sì, perché come tutte le cose, anche se nel momento non riesci a godertele troppo perché ti impegni, poi una volta che finiscono riesci a mettere in evidenza tutti gli aspetti positivi e sicuramente, indubbiamente, mi mancherà la scuola. Sì, 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 sia i professori che i compagni, com'è normale ed è giusto che sia. Leeds è un posto economico per studiare / vivere? Ma sì, l'ho detto pure prima, non si spendono tantissimi soldi. La spesa la fai abbastanza facilmente, la vita non costa tanto. L'unica cosa che costa tanto è la pizza. È la pizza. No, come in tutti i posti, se ti sai gestire, ce la fai tranquillamente, sì, ad affrontare. Sì, assolutamente. Easy peasy. Qual è la parola inglese più difficile da pronunciare? I'm a guy reliable. Reliable. Ho speso 3 giorni per imparare questa parola perché non mi rimaneva impressa in mente. Non so perché, però
al momento mi è sembrata la risposta più appropriata. Quindi non sei reliable. No, ho martellato e finalmente sono riuscito ad impararlo. Ancora per quanto riguarda il cibo, qual è il tuo cibo preferito? Il tuo cibo inglese preferito? La shepherd's pie. Non so cosa sia. Qualcosa. Okay. Esattamente non so cosa ci sia dentro, ma è qualcosa fatto con la carne, salsa, buonissima, cioè qualcosa di fantastico. Cercatela su Google perché è fantastica. Okay. Perfetta. Ok, micidiale. Okay. La proverò. Qual è il miglior nightclub di Leeds? Io ho qualche storia da raccontare su questo. Allora ti giro la domanda, perché sono arrivato da poco e se devo essere sincero non sono andato ancora in nessun nightclub. Io sono qua da settembre e ne ho provati tanti. Allora, Revolución de Cuba sulla Colleen è un posto, una strada dove c'è tantissimi locali notturni. Quello lì è uno dei migliori. Poi c'è anche il Collen Social Club, che è praticamente accanto, e il Brooklyn, dove fanno di solito scambi culturali. Anche un night. Linguistica, sì. E poi anche il Northern Guitars, dove ogni lunedì mi sembra che fanno jam session, puoi sentire persone che suonano la chitarra. Ok, va bene, grazie del consiglio. Ti piacciono i nostri viaggi? Rispondi tu se vuoi. Non so, già li ho provati? Sì, li ho provati. Sì, siamo andati a York con la scuola, ci ha accompagnato una persona che lavora qua per la scuola e sì, ed è stato decisamente entusiasmante. E poi è bello perché ti danno un appoggio e qualcuno su cui puoi contare, qualcuno di affidabile, qualcuno di reliable. Non come te. Ok.